Park Exhaust Technology è un'azienda storica, si può dire, di Mantova, e noi siamo con la signora Melania Vecchi. Buongiorno. Buongiorno. E allora noi naturalmente di Motor News siamo interessati a tutto quello che riguarda il mondo dei motori e quindi vorremmo sapere un po' della storia di questa azienda. Allora, questa è la sede storica dove inizialmente avevamo fatto tutta la produzione. Poi col tempo ci siamo spostati come produzione a Curtatone, dove tuttora c'è la sede produttiva, e questo l'abbiamo ristrutturato e ricreato come ambiente per l'esposizione dei nostri prodotti, per il contatto con i motociclisti mantovani e non solo. È un vero showroom, insomma, dei nostri prodotti, una vetrina alle porte della città, visto che qua siamo in ingresso proprio di Mantova. Ecco, un'azienda che adesso si occupa di moto, ma che inizialmente si occupava di autovetture, di automobili. Si occupa sia di auto che di moto. Diciamo che come Spark noi facciamo sia sistemi di scarico completi per moto che terminalini per auto, quindi solo il codino, il particolare estetico. Dopo noi a livello produttivo facciamo anche vari componenti per il primo impianto, quindi lavoriamo direttamente per le case madri, ovviamente in quel caso non col nostro marchio Spark. Quindi a livello produttivo diciamo che abbiamo questa duplice valenza di fornitori del primo impianto e di produttori con un proprio marchio Spark che commercializziamo in Italia e in tutto il mondo, insomma. Dico, credo che sia un segnale molto importante in questo momento di crisi inaugurare un nuovo showroom in un momento che, non possiamo negarlo, è difficile. Sicuramente il momento è difficile e nei momenti difficili ci si trova anche a dover prendere delle decisioni, a fare delle valutazioni, e noi ci siamo accorti che storicamente abbiamo sempre investito tanto nella produzione, nella tecnologia e molto meno nell'ambito più commerciale, e quindi abbiamo deciso in questo momento un po' di crisi, di difficoltà, di dire è arrivato il momento per far vedere che ci siamo anche noi e per investire dal punto di vista commerciale e di marketing. Ecco, vedo anche qui una moto da competizione con la quale voi collaborate. Sì, noi collaboriamo con un team che ha dei tecnici che sono di Mantova. Il team è Martini Corse, 10 Lap Racing, fanno il campionato, il Superstock europeo, e stanno raccogliendo davvero dei successi incredibili. Sono arrivati secondi a Monza, terzi e quarti sia a Valencia che ad Assen, e con loro collaboriamo in modo molto stretto, quindi diamo supporto tecnologico e tecnico a 360 gradi per quello che riguarda gli scarichi, insomma. La vostra azienda, lei mi ha detto che si è occupata anche di primo equipaggiamento, sia di moto che di autovetture. Sì, e se ne occupa tuttora. In quel caso non col marchio Spark, appunto, ma collaboriamo con le aziende fornendo dei particolari al loro disegno, sempre del sistema di scarico, quindi componenti della marmitta, dei collettori, sia per il settore auto che per il settore moto. Dico, parlare di un'azienda industriale in questo momento vuol dire sempre rapportarsi con un paese dell'estremo oriente che è la Cina. Come è il vostro rapporto con la Cina e con quello che arriva da là? Allora, diciamo che il nostro rapporto non c'è un grande rapporto, nel senso che i progetti che sviluppiamo noi sono progetti che non vanno a finire in Cina per una questione qualitativa o quantitativa. Quando lavoriamo col primo impianto noi comunque ci occupiamo di progetti che sono progetti di nicchia, o per i numeri o per le quantità. Non so, abbiamo collaborato sui collettori della Desmo 16 RR, che tutti sappiamo essere delle moto con un numero limitato di pezzi. Collaboriamo con Lamborghini, con AMG, tutte aziende per le quali la qualità è elevata, è veramente un punto fondamentale, e i numeri sono comunque limitati. Signora Melania, io la ringrazio, in bocca al lupo per questo nuovo showroom e per questa nuova attività, anche se poi è un'attività derivata da quella originale, e a risentirci. Grazie, lupo, grazie. In questo modo noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e continuiamo da qui da Mantova con la puntata numero 16 di Motor News. Non cambiate canale.